Non gli hanno dato i patatini, si caramello. Ma gli hanno dato le patatine. Schifo. Ciao ragazze! Ciao ragazze! Eccoci qua con un nuovo video! Video challenge! Stavolta avevamo fatto già la challenge, sushi challenge, avevamo fatto la challenge, Bean food challenge. Ok, andate a fare adesso assicciavamo col cibo. Adesso volevamo fare queste qua, rischia il gusto challenge! Queste qua, abbiamo queste bustine che abbiamo comprato all'edicola. Ce l'avete richiesto voi questo video, perché ha detto che sono nuove queste caramelle, volevate vedere insomma questa sale. Nuovi gusti, proviamo. Comunque, mamma mia, comunque fanno troppo schifo secondo me. Lo so, a me fa schifo. Io già normalmente, per esempio, cose tipo aglio, cipolla mi fanno schifo. Figurati che le caramelle no, ma poi queste caramelle sono piene di zucchero. No, cioè, veramente. Che schifo. Facciamo questo video proprio, ci sacrifichiamo contro il nostro volere, perché sapete che noi amiamo pure tutte le cose sane. Quindi mangiarci queste caramelle è veramente una violenza su di noi. Metteteci un bel pollice. Premiateci per pietà. Sì, veramente. Se siamo vestite così strane perché abbiamo fatto un video di Halloween. È vero. Una ricettina dolce. Abbiamo fatto i dolcetti di Halloween, quindi abbiamo impersonificato io Mercoledì Ada, io Mortisiana. E trovate il video sul nostro secondo canale. Vi lasciamo il link qua insieme in pressione. Andiamo a aprire queste caramelline e metterle tutte in un piatto. Ogni caramella ha un gusto, ha un doppio gusto, può fare schifo o essere buona, quindi è un po' una roulette. Ma non è che sono scadute, no, no. No, ma fanno schifo comunque. Come puzzano! Puzzano tantissimo! Comunque sono tre gusti, adesso noi le mettiamo tutte qua dentro. Ecco le caramelline rischia il gusto. Siamo pronti. Allora ragazze, poi c'è una rotellina uscita. Questa rotellina la giriamo. Colore rosso, cerume gelatinoso o ciliegia rossa. Quindi o mangeremo il cerume o la ciliegia rossa, così è. Quindi o cattivo, schifoso o buona. Siamo pronti, ci siamo. Gira la rotellina. Giro io, giro. Gira la ruota, tu. Gira la ruota, ecco la ruota, puoi giocare. Gira la ruota. Gira tu. No, tu. No, tu. Tu, è turno tuo. Vai, ho deciso. Nero, nero che cos'è? Oh, puzzetta selvaggia, fantastico. Oppure liquirizia dolce, ma dove c'ho paura? Quindi, oddio, okay. Che schifo, sto quindi male. Nera. Oddio. 3, 2, 1. A me mi batte il cuore. A me faceva schifo, non è liquirizia. Cazzo. A me è una cosa che fa schifo. A me pare che è buona. A te liquirizia. A me faceva schifo, era una cosa. A liquirizia, ma fa schifo uguale. No, 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 a me no. Era andata male, era tipo una cosa puzzolente andata puzzetta. Male. Puzzetta! Quindi stai perdendo. Ragazze, mi raccomando, iniziate a pensare alla penitenza per la persona che perde, mi raccomando. Ok, ora giro. Dai. Viola! Viola, adesso viola è. Oh oddio, letame fresco o torta di lamponi? Dai Nancy, forza e coraggio, qui. 3, 2, 1, via. A me il lampone è buono, sa di lampone, è dolce, tipo fragola, lampone, buono. A te? Penso che non è fragola, lampone, perché a me era buonissimo. Letame! Che schifo! Era letame! Yeah. Uno pari. Sto sentendo male. Blu! Blu, o sapone grasso o mirtillo di montagna, ti prego, mirtillo, a me mi piace assai un mirtillo. 3, 2, 1, via. A me mirtillo è buono. Mirtillo, perché è tipo fragola, lampone. Come quella di prima. Sapone grasso, yeah. Due a uno. Come quella di prima. Ma giuro, non posso sentire male. Ma stai sudando? Ti giuro, mi sto sentendo male con sta roba. Schifo. Ragazzi, ma che è sta cosa? Perché avete fatto questa challenge? Diteci quale altra challenge vi piacerebbe vedere. Insomma, cose magari più fattibili, non so. No, cose così schifose, vi prego. Perché? Gira, gira, muoviti, non ce la faccio più. Giallo. Giallo. Vomito puzzolente o tropical lime?
vai, vai, io spero che sia lime. Mi piace molto, perché è tipo limone. 3, 2, 1, yeah. Mi pare buono. Non sento niente. Ma tutto a te ti capito? Yeah! 4 a 1! Vincente! Ma chi l'ha ideata sta cosa? È troppo una schifezza. Hai detto male, ce la faccio. 4 a 1! Adesso arancione! Pannolone del nonno! Un melone in giallo! Che schifo! Ma pannolone del nonno! Dai. Mi rifiuto! 3, 2, 1! Via arancione! Melone, ti prego! A me melone, buono, il melone giallo, buono, buono. Mi ricorda l'estate, sì sì, buono. A me mi ricorda la loro nonna. Ha vinto! No, melone, no. Me. Melone dolce. Abbiamo... Ok, poi? E beh, meno una buona vissuta. Cioè, ti giuro, mi batte il cuore, proprio c'ho l'ansia. Allora siamo sempre 4 a 1, perché questa eravamo pari. Va bene. Verde! Pesce marcio! Che schifo! O succo di pera! No, ma pesce marcio no! Questo? No, pesce marcio no, che schifo! Muoviti! 3, 2, 1! Faccio le pesce! No, è pera! Per due pere è uscita! Pera! Perché poi... Molte sono tanti colori, quindi la cosa bella è che già fanno schifo, pure quelle buone fanno schifo. L'unica buona forse era quella lampone che era buona. Che io non ho avuto, vabbè. Non ho avuto. Ok, quindi stiamo sempre 4 a 1 perché. No, devo rivincere, devo vincere, dai! Cimice fetente! Ho tutti i frutti! Vai! Rosa, eccola qua! 3, 2, 1, via! Siamo di qua! Ma non ti conviene, fanno schifo! Non fa schifo questo. Forse questa parte. Penso l'abbiamo acchiappato tutto e brutta. Era proprio fetente. La caramella così fetente non l'ho mai sentita, guarda. Tutte e due fetenti. Che cosa è sto azzurro? Fogna putrida o ribes blu? Dai, che schifo la fogna. Ma che cosa è? Questa devi dentro? Prendere, vedi? Azzurro. 3, 2, 1. Via. Questa forse è buona. Senti. Se è buona, questa è ribes, è tipo frutta limonosa. Schifo comunque, però dai. Forse è buona. Sì, dai. Tutti. Tutti. Perché dovete sapere queste caramelle. Sembrano buone, poi alla fine c'è il fetente dentro. Fogna putrida, hai vinto? No, ho vinto io. 5 a 1. L'esperienza più brutta della mia vita. Ragazzi, ho vinto questa challenge. Tutte buone, solo una no. Non ho perso proprio la vita, la dignità, ho perso tutto. Oddio, che schifo. Adesso mi devo mangiare qualcosa, mi devo lavare i denti, mi devo bere un chilo di qualcosa per togliermi. Comunque sto male. Fogna pubblica e pannolone del nonno. Decidete voi nei commenti quale penitenza deve fare Carlita Dolce. E soprattutto mettete un pollice in su per il nostro coraggio se vi è piaciuto questo video. Veramente schifo. E diteci altri video challenge che vorreste che facessimo. Io vado a vomitare. Yeah. No, vi giuro, sto male proprio. Vi mandiamo un bacio grande, ciao! Yeah.